parlare alla fine di una serie di esposizioni così interessanti è sempre difficile, me l'aspettavo, tant'è che mi ero preparato una scaletta che è totalmente stravolta. Allora, adesso stavo cercando di pensare come rimettere in ordine. Allora, scarterei tutta la parte diciamo di descrizione dei nostri apparecchi, perché io unisco i ringraziamenti fatti da tutti precedentemente, sia ai rappresentanti dell'amministrazione, delle amministrazioni, però il mio ringraziamento va principalmente, adesso se me lo permetti, a tutta la platea, perché questo è uno di quei casi in cui chi parla ne sa meno di chi ascolta, perché le persone che sono, io, tutti quelli che conosco, ma ce ne sono tantissimi altri che ovviamente non ho ancora il piacere di conoscere, vivendo quotidianamente sul campo, possono raccontarcene delle belle. Quindi lo sforzo che possiamo fare noi è uno sforzo di raccolta sistematica della normativa e cercare di capire se abbiamo capito bene quello che già sta facendo un comparto moderno, perché ormai sono 8 anni, giusto 2004, no, siamo già dal 2013, e ci si confronta su questi temi. Ovviamente non li citiamo tutti, ma provando a pensare solo all'aspetto fiscale, diciamo, non è la prima volta che ci troviamo qui, ricordo tutte le palestre in cui siamo dovuti entrare, parlo del PREU, che abbiamo dovuto scoprire nel 2006 grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, che era un'imposta, perché all'inizio così non era impostata, non era considerata. Parlo a tutto il tema della esenzione IVA, solo a maggio del 2005 e con la finanziaria di fine 2004 abbiamo cominciato a capirci qualche cosa bene, quindi abbiamo toccato un prelievo particolare, un'imposta particolare che è il PREU. Abbiamo toccato le imposte indirette che sono l'IVA, abbiamo dovuto fare a botte per capire bene come funziona, ancora oggi ci facciamo tante domande, e l'oggetto del convegno di oggi sono le imposte dirette, quindi cioè come tassiamo le nostre imprese, come vengono tassate le nostre imprese con l'IRES e l'IRAP eccetera eccetera, qual è il loro effettivo imponibile. Quando dico nostro, permettetemi, mi sento la parte di un tutto, perché partirei dall'ultimo intervento del collega Concessa che è passato, dove è stato letto un passo secondo me molto interessante. Non mi è piaciuta solo la parola triade che hanno usato i giudici, perché mi ricordo delle cose calcistiche che mi vedono completamente totalmente sensibile a questa cosa, e non sono d'accordo, però veramente credo che e parlo anche di questo, c'è un cambio culturale quotidiano, non da oggi ma quotidiano e costante per chi vive, che è quello di sentirsi tutti parte di un tutto, perché è evidente che questo è un comparto che coinvolge non solo un numero enorme di persone, e quindi partiamo dai lavoratori, eccetera, ma un numero rilevante di categorie di soggetti. Io metterei per primo, dico cose che già sapete, ma il valore aggiunto è solo quello di contribuire a dire che ci sentiamo parte di un tutto. Al vertice della piramide c'è uno Stato, anche se poi alla fine si manifesta e si presenta con diversi rappresentanti, diversi soggetti che giustamente assicurano che il gioco legale funzioni bene e assicuri le giuste entrate. Quando dico funzioni bene ho detto un miliardo di cose, e assicuri le giuste entrate. Sotto ci mettiamo 10-13 soggetti che sono incaricati di pubblico servizio, chiamiamoli così, perché ormai anche lì l'altro potere dello Stato, la magistratura, ha precisato che il concessionario è un incaricato di pubblico servizio che lavora per lo Stato, non come un appalto di servizi, cioè non è che fa un lavoro, non è che fa un lavoro sotto la figura giuridica dell'appalto di servizio, ma lo fa in virtù di una concessione. Sapete la rilevanza di questo aspetto? Non c'è neanche un amministrativista sicuro, neanche io lo sono qua dentro. Però è bella, è ammaliante, per questo lo dico. Un concessionario non viene pagato dallo Stato, ma si becca il rischio di non guadagnarci niente. E quando dico concessionario, poi tutti quanti. Mentre un appaltatore, quando svolge un servizio, viene pagato per quel servizio. Quindi diciamo che da
La figura dei concessionari, poi, credo che su questa ricostruzione sia d'accordo, con la paura qua dietro che mi arriva anche legnato, credo che insomma, questo serva molto per unire tutte le categorie. Dispiace solo non vedere, perché è rilevante, pensiamo i numeri, 1, Stato, 13, 10, 13 concessionari, 4, 5 mila, correggete i numeri, però le dimensioni sono queste, i gestori che non, vi ricordate, 1000 anni fa, noleggiatori, perché per dire quanto è cambiato il mondo, no? Perché i gestori, e poi ci sono 130.000, ho sentito questo numero prima o qualunque altro esso sia, di soggetti che materialmente sono sul territorio e sono fondamentali, perché assicurano, diciamo, indirettamente, qui dico una cosa che diceva che una cosa per noi importantissima, che con gli apparecchi è fondamentale, quello di assicurare il divieto di gioco ai minori. Perché chi è che fisicamente riesce a presidiare questo aspetto, perché tutti i giorni è lì davanti? Non c'è macchina senza un esercente vicino, non c'è macchina senza un responsabile di quei 4 metri quadrati in cui ci sono gli apparecchi. Per cui gli esercenti sono strutturalmente fondamentali per la buona riuscita del servizio. Dice, perché dici questa cosa? Sei fuori tema? No, perché? Spero di no. Perché l'unitarietà è la compartecipazione e la consapevolezza dello stare insieme è fondamentale per risolvere dei problemi che sono assolutamente comuni, totalmente comuni. Le normative si stratificano, si sovrappongono, cito, perché poi devo dire due parole alla fine di questo, l'antiriciclaggio, va bene, lo sapete, ci hanno cambiato le norme in, non tanto per il comparto degli apparecchi quanto piuttosto per le collettive, perché c'è tutta una tematica particolare, ma la tracciabilità, noi con la legge 136, con la legge 44 ci siamo dati da fare, ci stiamo dando da fare per comportarci bene applicando una norma che è concepita per qualunque tipo di attività del mondo che è presente sul nostro territorio, e ci stiamo sforzando tutti insieme, non dico noi concessionari e basta, di fare in modo che secondo i principi della 136 i pagamenti avvengano con una modalità, diciamo, che assicuri la tracciabilità. Dietro questo concetto poi ci potremmo parlare ore e ore per capire esattamente come funziona, che cosa abbiamo fatto, ma non è il tema. Il tema qual è? C'è Geron, vieni, perché come concessionari, come si può contribuire a fare chiarezza sull'aspetto degli imponibili, delle imposte dirette, al di là di tutto il percorso che è stato benissimo descritto dal dottor Piaccalini di collaborazione con l'amministrazione, cioè oltre a dare i dati, che cosa sta succedendo? Ebbene, che cosa sta succedendo? Le persone che sono in platea lo sanno perfettamente, cioè qui c'è un mercato altamente competitivo in cui la richiesta che viene fatta al concessionario, che è il soggetto che paga i corrispettivi ai due soggetti, l'esercente e il gestore, è quello di dire: senti, io gestore che sono sul territorio, io ho il polso della situazione e della problematica legata a quanta concorrenza mi ritrovo, io so quanto denaro deve essere riconosciuto all'esercente, io so quanto è giusto che il mercato in quel momento richiede che quell'esercente percepisca per la collocazione presso i suoi locali degli apparecchi che sono sì i miei gestori, che sono sì collegati alla rete telematica. Ma allora questo si scontra con il principio che noi abbiamo dei contratti che prevedono che il concessionario conferisce l'incarico al gestore di fare la sua attività verso il corrispettivo di un prezzo che è commisurato, di cui dovete sapere benissimo, alla raccolta, con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato oggi, e facciamo che è 10 questo importo, va bene, così viene facile come numeri, anche se è un pochino di più, che è 10, però non ti do tutto il 10, perché di questo 10 una parte è dell'esercente, che io riconosco all'esercente e pago all'esercente grazie ai tuoi buoni uffici, cioè pensaci tu per mio conto a versare la somma all'esercente. Questo è uno schema che conosciamo tutti, che contrattualmente è così. Il punto è che quando io faccio un contratto con l'esercente, è vero che c'ha la durata limitata temporale di un anno, ma che il gestore ha la possibilità di avere una relazione con l'esercente per anni, perché magari avendo il contatto diretto con quel titolare il rapporto durerà molto di più di quell'anno che è previsto per assicurare la concorrenzialità del mercato. Dice, benissimo, allora viene la concessione e dice: guarda,
Sai cosa? Che quando facciamo il contratto non è che possiamo sempre prevedere per 9 anni di concessione che facciamo sempre 50 e 50, per parlare proprio in termini giuridici, no? No, perché ci sono dei momenti in cui magari io sono, come dire, tentato dal valutare che per mantenere la presenza in quel locale degli apparecchi, dei nostri apparecchi, ragioniamo così, sappiamo perfettamente la differenza giuridica di chi è il proprietario e la rete di chi è, cioè diciamo i nostri apparecchi, conviene che per quell'anno o per quel mese, attenzione, io al gestore, all'esercente, tu devi riconoscere un importo superiore, perché lui magari decide di non tenerli più. Cioè, sono ragionamenti di mercato, sono ragionamenti di natura commerciale. Piccola nota, tutti questi ragionamenti vengono fatti, condivisi, si sentono, vengono ascoltati nelle associazioni, ma mai e poi mai nelle associazioni si entra nelle questioni commerciali. Questo è ovvio, è chiaro, oltre ad essere vietato, è proprio un muro di gomma che viene messo da tutte le persone che da anni operano nelle associazioni. E quindi qui saluto tutti quanti, quelli delle persone delle associazioni con cui stiamo lavorando e abbiamo lavorato in questi anni. Cosa può fare l'associazione però? È studiare un modello che funzioni sotto il profilo della normativa, per assecondare, se possibile, delle richieste che vengono dal mercato, non dal gestore, dall'esercente o dal concessionario, cioè è il mercato che richiede certe cose. I vincoli quali sono? Scusate se lo ripeto. La normativa, la norma generale, la normativa fiscale, la concessione e anche fondamentalmente i rapporti contrattuali, ma anche, lo dico ancora, tutto ciò che rende, che aiuta a rendere chiaro e palese che quello che stiamo dicendo nei contratti, nelle dichiarazioni, eccetera, corrisponde effettivamente alla realtà. Allora, quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione? Partiamo dal contratto, quindi il contratto. Uguale, ne abbiamo tanti, contratto con il gestore, contratto con l'esercente, poi 10 minuti fa ho parlato anche del contratto fra il gestore e l'esercente, ok, di questi qual è quello di cui parliamo? È il contratto con il gestore e il contratto con l'esercente, dove viene indicato, può essere indicato, questi sono ragionamenti che sono sul tavolo, okay, dove viene indicato, guarda, il tuo corrispettivo. Banalizzo e semplifico, perché vi ho chiesto la possibilità di usare 10 come remunerazione totale per fare esempio. Okay? Il tuo corrispettivo, così come quello dell'esercente, me lo comunicate durante la durata del contratto, che io vi riconosco, me lo comunicate durante la durata del contratto, fermo restando che l'importo complessivo del tuo corrispettivo che io riconosco a te e del corrispettivo che riconosco all'esercente non può superare 10, cioè non può superare quella parte della raccolta, okay, è un numero più alto, no? Venuti e faccio 100, non esattamente, ci addormettiamo tutti, okay, 10, non può essere superiore a 10. Diciamo, allora che faccio? Io lo posso cambiare ogni 5 minuti, attenzione. Allora, è chiaro che non possiamo andare, chiarissimo, gente mi fa così, dice, ma che stai a dire? Da quello che so, e poi vi dico anche perché lo so, non è che ho, diciamo, degli uccellini che mi formano di nascosto, i concessionari hanno effettuato degli investimenti, stanno effettuando degli investimenti importanti per creare delle applicazioni informatiche che non sono altro che lo sviluppo dei portali a cui tutti accedete normalmente in via riservata, ognuno con la sua password, dove viene creato un campo che è quello della individuazione, indicazione della percentuale o del numero assoluto, perché poi ognuno è libero di fare questa cosa, indicata dal gestore con l'accordo dell'esercente. Allora, come avviene poi che l'esercente sia d'accordo con il gestore a comunicarlo, lo possiamo vedere, non ci sono problemi, attiene a tutta la documentazione probatoria, attestante la veridicità del dichiarato in quella circostanza. Quindi vedete il secondo tassello, un buon contratto, un buon applicativo che consenta a ogni gestore di indicare, okay, la ripartizione, scendiamo di un punto, ottimi estratti conto, quindi un altro strumento. L'estratto conto, sapete benissimo, prendiamo spunto della nuova convenzione di concessione, è fondamentalmente quindicinale nei confronti del gestore con i dati delle sue macchine, perfetto, e è bimestrale, colpo di scena, nei confronti dell'esercente. Ok?
con il dato relativo all'esercente, poi ogni concessionario si comporterà in un modo o in un altro. Dice, ma come, espliciti questo dato? Sì, per tutta una serie di ragioni che non stiamo qui a indicare, l'ultima è anche la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, e la penultima è anche la previsione indicata nell'ambito della nuova bozza di convenzione di concessione, che è pubblica, potete vedere tutti quanti, c'è scritto che il concessionario, fra quelle due o tre cose che deve fare, non sono tantissime, scherzo, deve anche assicurare che vi sia la puntuale indicazione della ripartizione della remunerazione della filiera, cioè tutte le cose che abbiamo sentito dire nel 2007-2008, non sappiamo esattamente quanto era l'uno, quanto era l'altro, la ripartizione eccetera, da adesso per il futuro TAC deve essere, ripeto, come si fa quindi a soddisfare questa esigenza del mercato? Contratto scritto in un certo modo e applicativo software che consente di recepire seduta stante le variazioni, estratti conto che prendano atto di questa cosa. Scusate, ho dimenticato l'ultimo, l'estratto conto quindicinale per i gestori, l'estratto conto bimestrale con i dati dell'esercente, dell'esercente, e estratto conto eventualmente, obbligatoriamente annuale, quello dove ci sono i dati riepilogativi dell'anno, dove il famoso forfettario lo abbiamo abbattuto al minimo stretto necessario per le letture non ancora registrate, cercando di portare questo numero alla soglia, diciamo, più piccola che riusciamo a fare tutti quanti, perché è nell'interesse di tutti, perché ciò che è forfettario può essere lontano da ciò che è effettivo, e quindi è vero che può determinare minore entrata per lo Stato, ma può anche rappresentare un maggior onere fiscale per chi poi deve pagare un importo forfettario. La macchina, per esempio, nel caso di Natale, no? Che facevi Paolo prima, la macchina che a Natale dormiva ma faceva forfettario non è che ha fatto alcun tipo di incasso effettivo, e quindi c'è un maggior onere. Non mi sono perso, ma mi sono dimenticato l'ultimo punto, scherzo, è il più importante di tutti. Quindi il primo è contratto, applicativo software, estratti conto bimestrale, quindicinale, bimestrale, annuale, quella emessa dal concessionario. Quarto punto, è chiaro che è necessario che tutte le variazioni di corrispettivo siano rappresentative di pagamenti di corrispettivi all'esercente effettuati giuridicamente dal concessionario, finanziariamente con la delega di pagamento al gestore, corrispondano poi a esattamente tutte le richieste formulate nell'applicativo. Ci siamo? Perché domani cosa giustamente l'Agenzia delle Entrate deve controllare? L'effettiva ripartizione, ma non perché è interessata a sapere come si ripartisce il mercato la somma, perché la somma X, la prima, è il ricavo del gestore, la somma Y è il ricavo dell'esercente, cioè è la somma imponibile che deve andare nelle rispettive dichiarazioni, sia ai fini delle imposte dirette, ti dice quanta IRES devi pagare, sia ai fini delle imposte indirette, perché ti dà il prorato di indetraibilità. Vabbè, lasciamo, non approfondiamo, però è importante che la rappresentata ripartizione sia ben documentata in vista dei naturali, ovvi, prevedibili futuri controlli. Ci siamo? Questa è un'ipotesi. Tu dici, ma allora come si fa ad essere certi che tutto quanto avvenga con un orologio perfettamente? Questo, diciamo, è lasciato certamente alla bravura e all'abilità e alla serietà, sono tutte componenti positive, no? Furberia, abilità e capacità degli operatori, e in particolare dei gestori, che dovranno interfacciarsi seriamente con gli esercenti nel raccogliere costantemente da questi il gradimento della variazione del corrispettivo, e che quindi dovranno conservare e stratificare nel loro interesse, per evitare situazioni come quelle di oggi, la idonea documentazione. E chiudo. Qualcuno dice, senti, ma e se fosse il gestore ad effettuare, è così, e se il gestore, dopo aver effettuato la raccolta dell'intero cassetto, ho cambiato, e il gestore, dopo aver effettuato la raccolta dell'intero cassetto, anziché
assegnare all'esercente con il metodo di quello che ormai credo tutti conoscano, scassettamento congiunto, con l'assegnazione quindi vigilata, assistita del corrispettivo dell'esercente in sede di apertura del cassetto, si portasse tutto a casa e facesse bonifici all'esercente periodici che siano perfettamente fedeli con quanto dichiarato nell'applicativo e che facciano, diciamo, giuridicamente scopa, con quanto dichiarato nell'applicativo e conservasse le copie di questi bonifici. Questo sarebbe un buon metodo per creare della documentazione di supporto della veridicità delle affermazioni riportate nell'applicativo. Questo sicuramente sarebbe d'aiuto, perché ci sarebbe una corrispondenza fra ciò che viene pagato con il canale bancario, perfetto, e ciò che viene indicato negli estratti conto. Tu dici, ma questa è una cosa, visto che tu sei qua, sei una casa, eccetera, è una posizione dei concessionari. Allora, no, parliamoci chiaro. Queste richieste, questi desideri nascono dalle esigenze che si avvertono dal mercato. Dove le abbiamo sentito parlare come concessionari? Abbiamo fatto un tavolo tecnico dove hanno partecipato diverse associazioni, dei concessionari, dei gestori, le cito, sono Astro, Sapar, e sono stati affrontati questi temi. Allora, credo che ci sia un percorso quindi poi utile, che vede più o meno, vedo i rappresentanti qui, è utile, per individuare quelli che sono degli strumenti normativamente a posto, chiamiamo così, che possono essere d'aiuto a tutti quanti. Io ho concluso.